Uomini e donne. Brando e Frickian va a Napoli. Non accetta di perdere Raffaella in questa maniera. Chi si è messo di mezzo? E veniamo adesso a parlarvi di Brando e Frickian e Raffaella Squotto che si sono lasciati. L'impressione forte che abbiamo su quanto è successo è che tutte le segnalazioni di Brando con altre donne, premetto a nostro avviso e ci mettiamo anche la mano sul fuoco, sono totalmente fasulle. In ogni modo cerchiamo di dare una cronologia a questa storia. In primis è arrivata la segnalazione di Raffaella Squotto che fra di loro era tutto finito. Questo è il comunicato ufficiale. La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l'avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate questo. Bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa. Brando Frickian ha aspettato 3 giorni e dopo ha scritto il seguente messaggio. Non mi sarei mai aspetto ad oggi di trovarmi in questa spiacevole situazione. Purtroppo la distanza dalla percezione delle cose ahimè completamente diversa dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde ed infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo, non posso accettare queste diffamazioni gratuite, sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani. Spero che il tempo possa darmi ragione e che l'amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me e Raffaella in questo momento così delicato. Ed infine ha pubblicato una canzone dove mostra che si trova a Napoli e che è vicino a Raffaella Squotto. La sensazione forte è che non intenda perderla in questa maniera e che ci stia riprovando. Ciao ragazzi, io come sempre mi scuso per l'assenza, volevo solo farvi sapere che va tutto bene, sto bene, e farvi sapere che vi sto leggendo, per quanto non vi stia rispondendo volevo ringraziarvi perché comunque siete sempre presenti e carini e mi state dando comunque tanto affetto, quindi volevo ringraziarvi tanto per questo e nulla. Volevo solo farmi sentire, farvi vedere che ero vivo e vegeto. E nulla, vi mando un abbraccio.